Sano, vai Rossano, ma quando perché in questo momento il comandante dei vigili mi dice che il record è stato battuto, siamo sopra i 10:30 in questo momento e quindi facciamoci un applauso. Tanta carne al fuoco, ma proprio tanta, il fuoco è quello della fornacella speciale, perché grazie a essa è stato realizzato a San Giovanni Teatino l'arrosticino più lungo del mondo, 12,80 m, che rappresenta il record mondiale di questo prodotto principe del nostro Abruzzo, un'iniziativa organizzata dalla Proloco con il patrocinio del comune. Se i vegetariani storceranno il naso, i tanti presenti di ieri hanno utilizzato il loro palato per degustare carne rigorosamente di pecora, ancor più gustosa perché rappresenta un pezzetto dell'arrosticino da record. Preziosa la collaborazione di un'azienda specializzata, ha detto il sindaco Giorgio Di Clemente. Allora, la gioia di vedere questa sera un qualcosa di realizzato, un qualcosa di favoloso che la Proloco Primavera 94, dopo tanti sacrifici, e qua vado a ringraziare veramente tutti quelli che hanno lavorato, dicevo, dopo tanti sacrifici finalmente è stato sorpassato di gran lunga il record mondiale del rosticino. Abbiamo oggi una misurazione di 12,80 m, ripeto, che è il record mondiale. Di nuovo grazie ai ragazzi, piacere di vedere persone arrivare da molti punti limitrofi e anche non. Cioè, questa ormai voce così comune, così bella delle nostre serate sta passando per oltre il territorio e questo ci rallegra. Soddisfazione anche da parte dell'assessore Paolo Cacciagrano. San Giovanni Teatino, San Buceto non è soltanto la città dei centri commerciali, è tanto altro, è cultura, è gastronomia, è organizzazione di eventi e questa è la riprova. In effetti qui abbiamo tantissime manifestazioni, questa estate abbiamo organizzato 2 mesi di manifestazioni e in particolare questi 11 giorni organizzati dalla Proloco è veramente un orgoglio per il nostro territorio. E tanto entusiasmo per la Proloco Primavera 94, la presidente Giulia Parrucci. Quello che è capitato questa sera, voluto da mesi e mesi di organizzazione, abbiamo superato quello che è il Guinness mondiale della lunghezza dell'arrosticino. Questa sera, certificati dai vigili, abbiamo superato i 12 metri, quasi 13 metri di arrosticino e 15 di bastoncino. Quindi è un modo anche della Proloco per divertirsi, stare insieme, ma anche ricordare che l'arrosticino comunque è un'icona, è un simbolo. Ecco qui il record mondiale. E la sanguinella per fare l'arrosticino se va a Pia a Balla Balla Costa. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa c'è?